Sta dimagrendo. Questo è il primo e l'ultimo svuota la spesa, perché in pratica la spesa prima si mangia, poi si fa vedere. Io dico la verità, non ho mai fatto svuota la spesa, perché mi pare giusto. Quando uno arriva a casa, cosa fa la prima cosa? Mangia, e che ha comprato a fare? Allora far vedere prima di mangiare, scusate, con tanto rispetto perché non ho cibo, io dico così, faccio una preghiera, scusate il termine, per chi non crede, perché che ci sia il cibo per tutti. Anche per questo a volte non vengono fatti questi svuoti alla spesa, perché non è giusto nei confronti degli africani così. Io voglio un 2020 che ci sia cibo per tutti, veramente una preghiera per il mondo intero. Però veniamo, facciamo una cosa da ridere, perché ci vuole il sorriso. Io voglio iniziare col sorriso, ok? Piccolo grappolino d'uva. Piccolino la pianta. Di solito, ma chissà come sarà la pianta, è piccolo grappolino d'uva. Allora, gli acini sono piccoli, no? Io ne mangio uno pieno di anfetamine. È piccolino, io non mangio tutto. Chissà com'è l'albero. E come vi dicevo, cose già mangiate, troverete cose già mangiate per metà. Malvasia dolce. E adesso è amaro perché è quasi finito. I prezzi li dite voi, perché io non me ne intendo. Però qua, per risparmiare un euro, domanda, una spesa, boh, come sarà, conveniva risparmiare un euro. Un euro risparmiato invece che il limoncello originale, limoncino made in China, made in che c'è? I cosi dei, come si chiama? Dei finocchi che il campo, prima di essere preso dal campo, c'è stato un bombardamento, perché finocchi bombardati, però sono ancora abbastanza sani. Li butti via un po', metà li butti via, metà si salva. Scusate, il ciccio sta dimagrendo. Qua non ho capito bene, poi mi scriverete voi nei commenti, cari amici. Io cercherò di fare un video corto. Quando dico così non finisce più il video. Non so, fate così. Vedete i primi 3 secondi, poi vedete il 59esimo minuto e YouTube segna che avete visto tutto il video. È così, visual. Allora, dovete capire voi, in scherzo, naturalmente. È un miracolo, io stavo malissimo, sto benissimo e non potete immaginare. Bellissimo, troppo bello. Poi vi spiegherò perché ho passato dei giorni troppo belli, troppo brutti, troppo belli, belli e brutti insieme. Vi spiegherò. Torniamo a noi, al nostro ridere, eh? Dobbiamo ridere, ma non è una risata fatta apposta, è una risata che viene spontanea. Vedete il video, io spero alla fine del video ci sarà una roba. Allora, torniamo. Il grano, le gioiose, che bello, paglia e fieno. Avete presente quando durante le feste si fanno verde e giallo insieme? Si fanno buonissimo, poi lo cucinerò. Mauri, faremo di nuovo cucina insieme, perché è fantastico. Urbex, tutto quanto, non mancherà nulla per il 2020. Cucina. Allora, solo che non ho capito, cari amici, solo da uova
da galline allevate a terra. Ma scusate, ma le uova, le galline si allevano in paradiso. Cioè, io non ho capito, non ho mai visto galline allevate per aria. Solo da galline allevate per aria. Solo da galline allevate a terra. Cioè, dove allevare la gallina? In paradiso, per aria. Solo da galline, guardate, allevate per aria. Per aria. E quindi più buono, perché prendono l'aria le galline, e ve lo consiglio. In cintura di legge. La passata che non si può consumare, adesso ve lo racconto, rimanga tra di noi, vi racconto, perché c'è un pomodoro passato, io spero di venire, se no vengo così, fa niente, il metto di capitano, così sono più meglio, tanto per iniziare bene, no? Queste inquadrature, sto benissimo. Se non solo che devo dimagrire, ma sono dimagrito di 10 kg. Allora, è impossibile da mangiare. Voi direte, o da bere, beh, perché è liquida. La passata di pomodoro. Gennaro, ma come è possibile? La mangi, fai la pasta asciutta. No, scusate la marca. tutte queste bottiglie sono talmente tanto fragili che basta che toccano terreno male, si rompono. Con tutto il rispetto per le marche, per la cosa, non ho voglia di... Beh, fate tutta volontà, tanto ce l'avevamo, cioè, ci siamo fatti... provetta. Che se no me la rubano. Patate per tutti gli usi, non lo so se le cuciniamo così o senza l'involucro, adesso non mi ricordo più, forse si mettono nell'acqua calda a cuocere con l'involucro stesso, poi l'involucro si sfibra, si sfilaccia dal colore e le patate escono fuori. Deve essere un tipo... Ah, prima che crepo qui, ci sono i barattoli, però dovete sapere, i barattoli li apro apposta, perché sennò sono troppo difficili da aprire. Spero che capiate, cari amici, no? Difficilissimi da aprire. Allora io quando torno a casa, non per far andare a male il prodotto, per carità, a volte apro prima, perché se si consuma dopo dobbiamo stare lì 10 minuti ad aprire il barattolo. Quindi i barattoli già aperti, le noci già mangiate. Dietro. E beh, qua si mangia, eh? Cosa compro a fare per farvelo vedere? Io lo compro per mangiare, fino a prova contraria. Per questo non l'ho mai fatto, perché io quando arrivo a fare la spesa, faccio io di solito, quasi sempre sì, quando è possibile. Compro, torno a fare la spesa, me la mangio, no? Con tutto rispetto. Allora, olive verdi, tutti già aperti i barattoli, perché non è possibile tenerli chiusi, poi va male, mamma. Olive verdi, vabbè, niente di che, se lo butto per aria, poi... Io sapevo che il vino, se si schianta, poi non succede niente, però è un casino, dopo devo stare lì a pulire... Melanzane le hanno già magnate a volontà, melanzane filettate, io, cioè, le faceva mia zia, ecco, le faceva mia zia, che adesso non c'è più, e allora la fa l'industria Bonomelli. Eccellenza del gusto, olive denocciolate, queste italiane, bellissimo. Io quando compro prodotti belli, chi vuol capire capisca, quando un prodotto è fantastico, alcuni prodotti sono industriali, perché poi è l'industria conserviera, l'industria alimentare che deve lavorarli, però si vede il prodotto, si vede, vabbè. Spero che si veda senza che cada. Ok.
Comunque ci sono arrivati tutti. C'è ancora qua, dai. Sembra che non sono più io, sono sempre io, però quando sto poco bene, dopo quando riprendo, cari amici, si va avanti come un treno che di quelli veloci che vanno oltre il limite della velocità. Caspita, non dico così, ma... Allora, facciamo un breve... Adesso verrà un video di 59 minuti. Facciamo breve questo video. Pomodori secchi. Ma sapete che i pomodori secchi sono... Attenzione, qua se cade l'olio io butto via tutto. Butto via tutto. No comment. Non so di dove sono. Padova. Pomodori padovani, quindi del sud, Siracusa. La faccia della tensione idrica. Peperoni, potevano mancare. Notare che è già finito per metà il barattolo. Sott'olio, di tutti i tipi, cioè gialli, rossi, grigliati. Io faccio una cosa veloce, ma sbarattoli aperti perché sennò non si riescono a aprire dopo, non che erano sigillati mezz'ora fa. Poi non ci avevo pensato a fare video. Il video è partito così per uno scherzo. Scherzo del destino. Alici, non mi ricordo i nomi delle cose, era la malattia. Sardine, che adesso sono aumentate di prezzo in relazione al nuovo partito, al nuovo movimento, non sto scherzando. Sembra che Gennaro scherza, a volte dico la serietà. Sono partiti quelli delle sardine, il movimento delle sardine. Hanno fatto talmente tanta pubblicità, è vero, hanno fatto talmente tanta pubblicità che hanno aumentato i prezzi delle sardine, anche di 50 centesimi. Sembra... Gennaro, che sta di... Questa è per dimagrire, quindi non fa il caso mio. Ma dove sei andata? Io ti volevo. Vabbè, ti porto di là. Poi stanotte la passiamo insieme. Ancora tante buone cose, buone, brutte... Vedete voi, io intanto dimagrisco, intanto che faccio delle cose. Allora, mancabili, 10 uova, la gallina l'ho levata a terra, non in paradiso, non in cielo. Bellissima scadenza, allora 10 uova, ci vuole un po' di tempo per mangiare, scadenza il giorno dopo. In pratica tu le compri, non le metti in frigo, ti risparmiano a metterle in frigo, le butti direttamente nella spazzatura perché scadono e il giorno dopo, scadono il giorno dopo le butti via. Quindi queste qui ci faremo un polpettone per il nostro stomacchino delicato. Banane, Costa Rica, io ho letto prima. Happy Bananas, Banane Allegre, Costa Rica, questo è un buon comprare perché piccole aziende che producono dare manforte, mezzo salame piccante perché a lungo così non vi dico quanto lo pago, cioè mortalmente è finito metà salame in due minuti. Questo è buono, questa è la ciliegia. Cosa è caduto? No come, poi vedranno il filmato se si vede qualcosa.
cioè sembrava qualcosa che fosse caduto dalla costa, magari un pezzo di cartoncino, perché il resto non poteva essere niente. Ho sentito, non fa niente. Le cose belle, c'è sempre qualche cosa di me. Allora, crostata della ciliegia, questa arriva domani mattina all'incirca. Domani mattina finisce, perché capita così. Belli pronti, era il lardo. Le parti migliori, le parti rosse del lardo, sono già sparite. Non so a opera di chi, perché... dolci napoletani che stanno finendo, quindi non li posso offrire perché sono già pochi, e poi stasera me li mangio. Porchetta di Ariccia, Ariccia, provincia di Roma, con tutto rispetto per chi non la mangia, profumo buonissimo. Allora, dovete sapere, ognuno ha il suo cibo, porchetta di Ariccia, ognuno mangia le sue cose. Io di solito prendo fresche, fa nulla, pizza al tonno, il tonno che fa dimagrire, il tonno che fa dimagrire. No, non è vero, lo devo dire perché sennò non è vero, e sennò dopo mi accusano che faccio ingrassare. Non è un video per far ingrassare, cari amici, anzi devo dimagrire, però vedete il polpettone che sta scendendo mano a mano nel video, oppure salendo, non so cos'altro farvi vedere. Ma io spendo poco. Allora, un chilo e mezzo, era un chilo e mezzo, mezzo chilo già finito. Un chilo di parmigiano reggiano, la cappelletta. Vedete queste due mucche? Ci sono ancora. Abbiamo già organizzato di andarla a mangiare, e così dopo parmigiano reggiano non lo produrranno più, però avremo mangiato abbastanza. Datteri, immancabili a Natale. No, ma vabbè, dopo fichi secchi. Allora, vedete, questa sembra una cosa veramente un controsenso. Allora, l'anima di questo video è il divertimento. Io spero che vi divertiate. Se posso, organizzeremo qualcosina ancora, una chicca del video, poi. Però sappiate, è importantissimo, mia mamma è di là su YouTube, per chi non lo sapesse, si sta vedendo i video su YouTube. È bellissimo come è fatta casa nostra, famiglia nostra, una bella casa grande, per fortuna di Dio, per fortuna che Dio ci concede. Mia mamma sta su YouTube. Fantastica, una madre fantastica, cioè perché è tecnologicamente avanzata. Io volevo dire questo, cioè è la madre tecnologica. Caspita, avere una madre così incredibile, ma caspita, beh, punto. Vabbè, pomodori pelati, chi... voglio vedere, Gennaro, uno che si chiama Gennaro non ha il pomodoro in casa. Dopo, a Gennari, compra pomarola, che qua mancano. Vabbè, ecco, non prendetela male, cari amici dell'Africa. Allora, io ho fatto questo video perché è un miracolo, io ringrazio assolutamente il principe, perché mi ha fatto oggi stesso, ho finito l'influenza, ho finito la bronchite, così, in maniera miracolosa. Mi sto curando ancora, ma in maniera miracolosa. Voi non sapete fino a ieri come crepavo. Al buon Mauri, ciao Mauri, 2020 fantastico, promessa del Gennaro Gelmini.
fidati. Ecco, anche questo. Poi dopo dobbiamo costruire. Che è sta roba. Beh, adesso concludiamo. Voglio che questo video comunque rispetto, allora è un video per scherzare. Questo è un video divertente, quindi prendete il tema divertimento. Perché ve lo voglio dire, cari amici, cari ragazzi, cari amici? Perché non abbiate una male. Mentre io mangio e strafogo, scusate il termine volgare che non vi piacerà, c'è gente che non ha da mangiare e muore. Muore di fame. Allora, mi verrebbe veramente da piangere, scusate il termine. Io dovrei piangere mattino, notte, sera, giorno. Perché c'è tanta gente che sta male, muore veramente. Allora, però ci vuole la felicità nella vita. Se noi pensiamo solo a quelle cose, moriamo noi, scusate il termine, perché non ridiamo più, non sorridiamo più. Ho letto gli amici africani, mi dispiace realmente, che non hanno da mangiare. Questo è per scorciare. Faremo una preghiera per loro, ma non ci vuole solo la preghiera, ci vuole il cibo. Questi africani muoiono di fame, africani, ma anche cinesi, indiani. Pregare per loro, ma non solo, cibo per loro. Che il 2020 sia cibo per tutti, ci sia cibo per tutti. Per forza, cari amici. Non si può più sopravvivere, bisogna vivere. Nella vita si può sopravvivere un periodo, bisogna vivere. Concludo qua, se aggiungo sigla. Dimenticavo, due cavolfiori piccoli e due pesci di dubbia provenienza, e non sappiamo anche che pesci sono perché sono tagliati la testa. Sono Gennaro Gelmini. Oggi non mi ricordo la data, il 23 di dicembre 2019, un bellissimo 23 dicembre che porta fortuna, il 23 lo sapete, numero 23, c'è chi lo sa, la grande. Ma faccio vedere che mi alzo, avete presente l'orso delle caverne, quando si sveglia dal letargo, ecco, sta dimagrendo.